धिकाय तदा लये कृष्णाय कृष्णा भक्ताय तद्भक्ताय Krishna. Benvenute, benvenuti. Ho pensato, come avevo promesso un po' di tempo fa, di iniziare una lettura di una mezz'oretta alla sera, due o tre giorni alla settimana quando sono libero. E volevo iniziare con questo libro di Bhaktivinoda Thakur, Prema Pradipa, che ha scritto proprio per dare la giusta concezione del Vaishnavismo Godia. Sila Bhaktivinoda Thakur, in, in questo finale di presentazione, Dice, O Sicitania Maprabhu, oceano di compassione e misericordia, che disperde tutti i tipi di sofferenza materiale e che illumina tutto con la purezza, risvegliati in ogni luogo. Ciò farà scaturire la suprema estasi spirituale e rimuoverà la confusione provocata dalle apparenti discrepanze delle scritture. La tua benevola misericordia concede tutti i sentimenti trascendentali, capeggiati dall'amore coniugale, e non dall'anima, vivificando la meditazione dell'entità vivente in questa sfera mortale. In altre parole, Situata nella felicità condensata della separazione, il suo cuore sarà saturo di pazzia divina. La tua misericordia stimola costantemente la natura statica della Bhakti. La tua misericordia stimola costantemente la natura estatica della Bhakti. E con l'influenza dell'originale cupido trascendentale, profuse trasformazioni estatiche saccheggiano la capacità di discernimento tra bene e male insita nell'anima. La tua misericordia segna la fine dei desideri egoistici dell'anima e contemporaneamente concede la meta finale della dolcezza divina. La tua misericordia sconfinata è la libertà dell'amore illimitato. La tua misericordia sconfinata è la stessa libertà dell'amore illimitato. Tu distribuisci la benedizione più preziosa senza alcuna restrizione. Ti prego di apparire misericordiosamente nel mio cuore. Perciò... La potente misericordia di Gora Krishna, ovvero Bhakti Vinod, è tale da sradicare il desiderio dell'anima di compiere karma, ghana yoga e manifesti il piacere della devozione, Bhakti Vinod. Eh? Quindi il nome di Bhakti Vinod è il piacere di compiere il servizio di devozione non è riferito al suo nome no? Bhaktivinod, Gora Krishna, Gora Krishna e Sicetania Mahaprabhu chiamato anche Bhaktivinod. Perciò la potente misericordia di Gora Krishna, ovvero Bhakti Bhaktivinod, è tale da sradicare il desiderio dell'anima di compiere karma, ghiana yoga e manifesti il piacere devozionale, Bhakti Vinoda, che è insito in ogni anima. Riflettendo sui dialoghi del Prema Pradipa riguardanti il Raja Yoga e l'Atta Yoga, gli ignoranti potrebbero credere che Sila Bhakti Vinod kur approvava che si praticassero pranayama, yama, niyama e altri aspetti dello yoga insieme alla bhakti. Ma questa idea è del tutto infonda, infondata. Analizzato il Raja Yoga e l'Hatha Yoga solo per stabilire la superiorità della via della bhakti. Questo è anche eh, nella Bhagavad Gita. No? La Bhagavad Gita contiene proprio capitoli dedicati al, al, al Raja Yoga, ma solo per far dire ad Arjuna: è impossibile tutto questo in questa era. Quindi qui è, è adatto per, per noi, eh, a quest'ora, per eh, comprendere come il, eh, il Bhakti Yoga sia l'essenza di ogni altra forma di yoga. Yoginam apisarvesam, madgatena antaratmaram, sradavam Yomam sameyuk tatamo Mataha, Chi è il più grande degli yogi? Sradavam Yomam, colui che con fede bajate eh? offre il suo bajan, la sua adorazione a me. Questo è il più grande degli Yogi. Quindi ha semplicemente messo in risalto la loro incompletezza. È possibile raggiungere le seguenti verità solo studiando il libro in modo imparziale, sotto la guida di un puro Baisnava. I seguenti argomenti sono i principali punti di discussione analizzati da Silla Bhaktivinoda Thakur in questo libro, Prema Pradipa, che come ho detto, visto che è la prima volta e non avevo annunciato questo, cercheremo di, di trattare per due o tre giorni alla settimana le serate che sono libero, e adesso vedrò se alle 8 e tre quarti o alle nove per una mezz'oretta 40 minuti quindi potrebbe essere il lunedì il martedì e giovedì e venerdì però non sempre comunque almeno due o tre giorni ogni, ogni settimana alla sera quindi i punti trattati in questo libro sono le discussioni dei devoti sui soggetti di karma ghana sono da considerare arikata, ovvero discorsi sul Signore Supremo, come fa la Bhagavad Gita. E la Bhagavad Gita ha, ha, ha tre sequenze. E I primi sei capitoli, che sono il karma yoga, i capitoli centrali, che sono il tesoro, lo scrigno, che sono il bhakti yoga, e i sei capitoli finali che sono il Sankhya Yoga, quando sono riferiti a Krishna, cioè a comprendere, perché tutti noi siamo coinvolti in queste attività, e bisogna comprendere per potersene poi liberare e andare all'essenza. Quindi, la pace si ottiene grazie al servizio a Krishna e non tramite la pratica. Di ama, Niyama e altri aspetti dello yoga. La via della bhakti è superiore a quella dello yoga. Nella vita di un praticante della bhakti vi è sempre il timore di cadere dalla propria posizione a causa dell'associazione con i materialisti. Pensate che Gyan Sangha è l'unico, l'unica cosa da, nei, nei sei aspetti favorevoli, abbandonandola, e quelli sfavorevoli nel coglierla, dell'upa de sambrita, degli insegnamenti di Rupa Goswami Utsanis chaerat eh? karma pravartana tsanga tyaga satovri te sabdir bhakti prasidati Invece, a ti prayasas cha prajalponya magra jana sangha chalogyam cha. Questi sono quelli sfavorevoli. Jana sangha. Eh? Il, il proprio, la, la paura del devoto, soprattutto all'inizio, perché poi si impara non a prendere l'associazione, ma a dare l'associazione. Cioè quando Krishna diventa proprio il tesoro più prezioso nell'anima del devoto, non c'è più problema. Cioè il problema diventa molto inferiore. Perché? Perché si è pieni e allora si offre questo. Ma quando è solo un, un, ancora un ideale iniziale, questo mondo materiale è molto attraente. Quinto punto, la differenza tra attaccamento materiale e quello spirituale. Dovuto alla mancanza di comprensione del Vaishnavismo, se, sesto punto, e della Bhakti, la scuola di pensiero occidentale considera i Vaishnava come edonisti, e la Bhakti come un'usanza un da sempliciotti, la loro posizione è come quella della volpe che è incapace di raggiungere l'uva. Eh, sul ramo alto si consola dicendo che dopo tutto l'uva è acerba, è aspra. Eh? Tutti noi conosciamo questo detto, anche Gesù ne parlava. Settimo punto: analizzando i precetti del vaeslavismo, si può comprendere che l'adorazione alle divinità è ben altro che idolatria. I Goswami hanno registrato perfettamente la filosofia di Mahaprabhu nei loro libri. E, 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 e' proprio il punto fondamentale che, che si istruendo i Goswami, è Nana sastra Sastravicaranaika nipuno Dharma Sanstapako, dice Srinivasacharya nella sua famosa canzone, Sad Goswami Astega. Che loro hanno, hanno mostrato eh? Sanstrapaka, proprio le fondamenta, il principio fondante della, del Godia Vaishnavismo, del Vaishnavismo riferito a Siceitanya, istruiti proprio direttamente da lui. Hanno raccolto tutti questi testi per offrirci proprio il frutto maturo del Vaishnavismo Godia. Nono punto, la scienza della Bhakti è la più grande scienza. Quindi qui la definisce scienza. Scienza significa che è sperimentabile. Eh? Come dice la Bhagavad Gita, Raja Vidya Raja Guhyam Pavitrami Damuttamam Pratyaksa Bhagamam Questa scienza che è il re fra tutte le scienze è Pratyaksa, può essere sperimentata direttamente. Lo possiamo proprio sperimentare all'interno di ognuno di noi, eh? proprio praticamente. Noi possiamo praticamente vedere il, vederne il risultato giorno dopo giorno. Decimo, comprendere la vera natura delle varie filosofie è possibile solo ottenendo la buona fortuna di compiere sravana, ascolto, e kirtan, canto, in associazione dei puri Vaisnava. Altrimenti il vero, eh, la vera natura degli insegnamenti può essere fraintesa. Perché la base della filosofia, cioè il, il fulcro, il centro della filosofia, è l'amore, il puro amore per Dio. Solo un innamorato, un vero innamorato di Dio può parlarci dell'amore di Dio e quindi tradurre la filosofia nell'essenza altrimenti restiamo intrappolati dai concetti filosofici ma non dallo scopo per cui questa filosofia esiste. Undicesimo le glorie della, delle rimanenze dei Vaisnava. Rimanenza dei Vaishnava significa ciò che il devoto. E, 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 mi ricordo sempre una bellissima definizione: noi camminando abbiamo sempre persone davanti da noi e persone dietro di noi. Eh? Se camminiamo per strada, anche per, in città, ci capiterà di avere persone davanti e dietro. Allora, dai grandi Vaishnava che sono avanti da noi, noi prendiamo e poi offriamo questo dono prezioso metabolizzato da noi a chi è ancora alle nostre spalle. Eh? Non come superiori, nel senso di arrogarsi una posizione superiore, ma è proprio un rioffrire ciò che abbiamo ricevuto. Anche il più grande devoto è sempre il perfetto discepolo del suo Maestro. No? Quindi anche se Maestri, ma Discepoli. E quindi la condivisione il ricevere il grande tesoro e poi eh, eh, condividerlo con coloro che sono al nostro fianco oppure ancora qualche passo eh, più indietro di noi. Dodicesimo, l'istruzione di bere il rasa nettario dello Srimad Bhagavatam, l'essenza di tutte le scritture. Tredicesimo, un'introduzione ai cinque tipi di rasa, santa, neutralità, dascia, servizio, sacchi, amicizia, vazzaglia, amore genitoriale e maduri amore coniugale. La differenza tra svachia, amore all'interno del matrimonio, e parachia, amore tra amanti, che è quello proprio che è venuto a insegnarci il Siciliano L'ingresso... Nelle verità del Rasa Tattva. Questo è il quindicesimo punto. È possibile solo con la misericordia di Srila Gurudeva. E questo sarà l'ultimo punto. Quindi sono 15 punti che, come vedete, ci guidano piano piano. Oggi, nel mondo, eh, lasciamo a parte eh, gli aspetti sociali, ma molti sono attratti dal. Dalle, dalle varie eh, pratiche yoga. No? È per quello che Bhaktivinoda Thakur ha voluto offrire questo dono perché in India, soprattutto a quei tempi, lo yoga è sempre stato molto, molto sentito. No? E alcuni pensano che lo yoga possa dare eh, la perfezione, ma qui c'è proprio l'esame di tutto questo e vedere che è vero infatti Patanjali stesso dice uh, Isvara Pranidhan che quando c'è l'abbandono ma non va nello specifico di come giungere alla relazione e allo scambio capite? quindi lo yoga possiamo dire che può renderci più idonei, in un certo senso, in un aspetto virtuoso, ad accettare e a praticare, ma non ci porterà mai al fine. Prego i lettori di analizzare i soggetti appena elencati, descritti da Bhaktivinoda Thakur. E giudicare da sé il vero argomento del libro. Se incontrerete degli errori, possano i lettori spirituali, grazie alle loro qualità, perdonarci e accettare solo l'essenza. Questi sono i punti che l'editore ha, ha fatto. La mia preghiera è che nel leggere questo libro coloro che nutrono fede e il desiderio di raggiungere lo scopo supremo della vita, trovino. La via spirituale, questo è ciò che avevo a cuore di esprimere. Aspirando a una particella di misericordia di Siguru e dei Vaishnava, Srila Bhaktivedanta Narayana, eh? Narayana Maharaj, il giorno dell'apparizione di Nityananda Prabhu, il 7 febbraio 2009. Sri Sri Godrum Chandraya Namaha omaggi alla luna di Godruma Godruma è dove è apparso Bhakti Menottakur dove ha, ha Godruma Dvipa e c'è ancora la sua abitazione lì quindi la luna di Godruma primo raggio Vedrete che qui c'è un dialogo come un po' nel, eh, nel Jayavadharma e qui i protagonisti in questo primo raggio, che poi continuerà, sono Aridas Babaji incontra Premadasa Babaji. Era l'inizio del mese di Madhu, marzo-aprile, e i forti raggi del sole, figlio di Aditi, si stavano addormentando. Completate le preghiere e i rituali serali, si Aridas Babagi, il gioiello tra i santi, uscì dalla sua dimora coperta di rampicanti, Kungia, e si incamminò per un sentiero nella foresta che costeggiava le sacre rive del fiume Yamuna, la figlia del sole. Lungo il cammino, Aridas Babagi. Era immerso nella felicità dell'amore divino, prima, e in lui nacquero moltissimi sublimi sentimenti, impossibili da descrivere. Ad un certo punto vide dei cumuli di terra simili a colline, e questa visione gli ricordò alcuni passatempi di Krishna. Rotolandosi a terra, gridò ad alta voce: o oh Vragendranandana, figlio del re di Vragia, o oh Gopigianna Vallaba, amato delle ragazze pastorelle. Lacrime di gioia scesero dai suoi occhi, tanto da cancellare i nomi di Ari che aveva designati sul petto. I peli su tutto il corpo ebbero un fremito, facendo apparire Aridasa Babagi come un fiore cadamba egli perse il, co il controllo delle mani e fu incapace di trattenere i grani del suo mala su cui stava recitando i mantra. Allora qui vediamo eh, Aridasa Babaji immerso nell'amore statico, che grazie a Udipana, Udipana significa che vedendo delle cose anche di questo mondo che però sono riferite, che ricordano eh, Vrajendranandana, Radha Krishna, immediatamente questo fa aumentare questi sentimenti. Allora, lui ha visto delle colline, sicuramente avrà ricordato la collina Govardhana e il fiume Yamuna. E quindi in questo modo lui entra proprio in questa, in questa realtà estatica, che per noi an ancora è ancora molto difficile da, com da comprendere, perché le nostre piccole emozioni, i nostri piccoli sentimenti, no? sono ancora proprio uh, elementari, sono siamo all'inizio, no? ma ci fa capire che attraverso la pratica, attraverso l'associazione con i devoti, anche noi possiamo giungere. Eh? Questi sono come i capitalisti nel mondo materiale. Eh? Una persona che ha molto denaro può permettersi cose incredibili che per noi sono lontanissime. Ma queste personalità vivono delle realtà che sono uniche e Manusia Nam Sasu, sono uniche in questo universo. Sono rarissime. Bhaktivinoda Thakur diceva che eh, c'è tutto in grande abbondanza in questo mondo. L'unica carenza sono proprio i puri devoti del Signore, che sono animati costantemente da queste emozioni spirituali. G gradualmente perse anche la consapevolezza di ciò che lo circondava e iniziò a danzare. La sua voce si interrompeva dovuta all'emozione interiore, il suo corpo tremava. La carnagione assunse cambiamenti repentini. Mentre questi altri sintomi destesi comparivano sul suo corpo, internamente venne trasportato al di là di questo mondo materiale. Singhiozzò si più volte e piangendo chiamò O oh Krishna, O oh Pranannata, Pranannata, O oh Signore della mia vita stessa. L'intensa felicità spirituale travolse Aridas Babaji e poi all'improvviso il famoso Prema Dasa Babaji, che si era appena lasciato alle spalle, e che scigata brindavana, incrociò il suo cammino. I sentimenti di amicizia che scaturiscono tra i due Vaishnava che si incontrano all'improvviso non sono di questo mondo. Tali sentimenti, come il danzare, tratteggiavano meravigliose espressioni sui loro volti di loto e ancor prima di poter parlare il naturale affetto avvicinò i loro santi corpi in uno stretto abbraccio e lacrime copiose bagnarono entrambi. Dopo qualche istante riuscirono a lasciare questo abbraccio e iniziarono a parlare con grande piacere. Qui Bhaktivinoda incomincia proprio dandoci la visione del Vaishnava, eh? di colui che pratica profondamente la Bhakti. Queste anime, queste personalità eh, vivono una vita interiore meravigliosa, piena, completa. Noi siamo appena all'inizio e se noi chiudiamo gli occhi per qualche minuto ci perdiamo perché per noi è come entrare in una, in una foresta vergine che non conosciamo, non abbiamo consapevolezza della nostra reale natura. Siamo ai primi passi, mentre invece queste due anime sono proprio allo zenith della loro realizzazione. Il dialogo tra Aridasa Babaji e Prema Das Babaji. Prema Das Babaji disse: Babagi, era da lungo tempo che non ti vedevo e il mio cuore era in apprensione. Ero infatti diretto verso la strada che Conduce al tuo Kunja, sperando di vederti e quindi così purificarmi. Ho, mol ho trascorso molti giorni visitando Yavat. Eh? Yavat era il villaggio dove abitava Simati Radarani con la sua famiglia. Visitando Yavat, Nandagrama e altri villaggi di Vraja. Aridasa Babaj rispose: Babaji. Poterti vedere è per me una grande fortuna. Ho trascorso del tempo a Goverdana in compagnia di Sri Pandit Babaji e sono tornato qui proprio stamattina. Il mio pellegrinaggio ora mi ha concesso il risultato di poter ammirare i tuoi piedi di loto. Semplicemente nominando il nome di Pandita Babaji, il viso di Premadas Babaji la cui fronte era decorata dal segno Dell'Urdva Pundra, l'argilla del Gange, dilagò in uno sguardo d'amore. Quando Premadas Babaji accettò le vesti da rinunciato, ascoltò da Pandita Babaji le spiegazioni di due libri, il Bhakti Rasamrita Sindhu e l'Ujval Nilamani, entrambi di Rupa Goswami. I vividi ricordo di quel periodo accesero in lui forti emozioni che indicavano la sua sincera devozione verso Pandita Babaji. Rimase in silenzio per qualche momento. Poi, Premadasa Babaji disse: Babaji, ho un ardente desiderio di fare visita a Pandita Babaji in tua compagnia e ascoltare i temi discussi. Nella sua colta assemblea. I devoti hanno sempre il desiderio di ascoltare. La narrazione, i discorsi di anime realizzate, sono colmi del loro amore, delle loro realizzazioni, e possono essere trasferite nel cuore di coloro che ascoltano sinceramente eh? la vibrazione sonora ha un potere sublime no? quindi anche loro nonostante che sono anime così elevate hanno questo desiderio perché ognuno di noi ogni essere vivente è un, è un individuo personale ha delle realizzazioni che dir di queste personalità la prospettiva che ognuno può offrire è unica e quindi è un arricchimento eccezionale, meraviglioso. I discorsi dei devoti riguardanti karma e ghiana sono anch'essi Ari-kata. Sono anch'essi, riguardano anch'essi le glorie di Sri-ari. Aridasa Babaji con affetto abbracciò Premadas Babaji e disse: Tutte le attività di Pandita Babaji sono trascendentali. Avevo, avevo pianificato di fargli visita solo per un giorno, ma per una settimana intera non sono stato capace di lasciarlo. In questi giorni, presso la sua grotta, dove abita, mi sono molte grandi personalità ed esperti studiosi e penso che vi rimarranno fino all'inizio del Kumbamela. Mela. Ogni giorno parlano di argomenti diversi, con domande e risposte riguardanti vari aspetti della conoscenza, dhyana, dei risvolti delle varie attività karma e della pura devozione, shuddha bhakti. Premadas Babaji rispose prontamente i grandi devoti si occupano esclusivamente di argomenti riguardanti Sri Ari, e che non si soffermano su tematiche inerenti a karma e jnana. Perché dunque il nostro adorabile pandita Babaji Mahodaya trascorre il tempo a, a discorrere su questi argomenti? Anche Sanatana Goswami, quando eh, era in vita e eh, 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 percorreva i sentieri di Vrindavana, a volte lui... Eh, parlava, anche quello che noi definiamo il prajalpa, cioè il prajalpa sarebbe parlare delle cose mondane, oh come stai, come stanno i tuoi figli, eh, vanno bene a scuola, sono tutti in ottima salute? Cioè per uno spiritualista questo non è usuale, per uno spi spiritualista di quel genere. Ma perché lo faceva eh, Sanatana Goswami? Perché così, eh, come si dice, accorciava le distanze con queste persone semplici e dopo poi poteva offrirgli la conoscenza più, più, più profonda. Capite? E quindi a volte queste grandi personalità possiamo dire che scendono al nostro livello per offrirci prima qualcosa che noi possiamo comprendere. E così guidarci piano piano a qualcosa di molto più profondo. Aridas Babaji rispose, devo dire che lo stesso dubbio era sorto anche nella mia mente, nella mia mente mascalzona, ma soffermandomi ad ascoltare le domande e le risposte nell'assemblea di Pandita Babagi, ho capito e quando i devoti di Krishna parlano di karma e jnana o di qualsiasi altro argomento, si tratta di uno speciale discorso riguardante Sriari, Arikata. A differenza dei, racconti, dei rantoli degli atei, questi dibatti, dibattiti non agitano la mente, ma anzi, se si ascoltano con assiduità in compagnia dei Vaishnava, Dissolvono le catene che legano l'entità vivente, compiendo karma ghiana. Nell'udire la spiegazione di Aridas Babaji, Premadas Babaji gli rivolse dolcemente queste parole: Babaji Mahasaya, la tua conclusione è come nettere, e come non potrebbe esserlo? Tu sei il caro discepolo di Siddha Das Babaji, di Sri Padama. E sei famoso nei tre sacri dama, Vrindavan, Navadvipa e Puri. Quale dubbio potrebbe persistere a chi oggetto della tua misericordia? Persino Sri Lokanath Nyaya Bhushana Bhattacharya Mahasaya, il famoso insegnante di logica e dialettica Nyaya, fu liberato dall'oscuro, arido pozzo della Nyaya Grazie alla tua misericordia. Agnaya è una forma di filosofia impersonalista. Ora si chiama Govindadas Ksetrabashi e si è arreso al Vaisnavismo che risolleva da tutte le sofferenze. Quando si tratta di disperdere i dubbi non c'è cosa che tu non saresti in grado di fare. Andiamo. Dobbiamo giungere presto ai piedi di Ghireraggi stesso, mentre cantiamo le glorie di Seori lungo il cammino. E quindi eh, da qui possiamo capire che Prema Babaji eh, vive in una grotta della collina Govardana e loro si stanno recando a trovarlo. Quindi il viaggio di, eh, verso Govardana di Aridas Babaji e Premadas Babaji mentre cantano il Kirtan. Qui ci fermiamo, eh, abbiamo iniziato, preghiamo il Signore che, che ci permetta uh, di, di, di trovarci qualche sera. È una lettura molto, possiamo dire, leggera, che però può Può, può nutrirci, eh? può farci entrare proprio nello spirito del Vaishnavismo, dei Vaishnava che si incontrano e discutono per, eh, sem per avvicinarsi sempre di più al, 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 al servizio devozionale, al loro amato Signore. E questo per noi è un tesoro preziosissimo. Eh? Questo libro è molto conosciuto, Prima Pradipa, perché proprio offre la possibilità anche a devoti, a semplici devoti come noi, di cogliere i significati più profondi, ma in un modo molto semplice. Eh? Va bene per la sera, alla mattina, noi studiamo la Sicitania Ceritamrita, che è uno studio molto profondo e molto impegnativo. Anche questo, però, questa, in, in questo modo Battivinotta Cura ha voluto proprio eh, scrivere questo libro da offrire anche alle persone semplici, normali, eh, per poter eh, in modo così gioioso avvicinarsi alla verità. Va bene, vi ringrazio infinitamente per la vostra preziosa associazione. Come vi ho detto, eh, queste letture non potrò farle tutte le sere, ma sono alcune serate. Principalmente, sono poi vedremo come fissare se tre o quattro giorni alla settimana, che potrebbero essere il lunedì, il martedì, e poi il giovedì e il venerdì, perché il mercoledì, il sabato e la domenica sono impegnato. Bene, grazie a tutti, buonanotte, rade rade, alla prossima serata. Poi vi terrò informato e anche metterò una, una, una spiegazione, un'essenza di questo libro, così chi vorrà potrà anche... A avere il libro che è facilmente disponibile o anche il file da poter seguire meglio. Rade, rade, buonanotte a tutti.